capito con quale umore la squadra va a Novara di me. Ma con un buon umore, abbiamo lavorato bene in settimana, siamo consapevoli che per fare una buona gara a Novara dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità, cattiveria, concentrazione, guerra su ogni palla e giocare a calcio come sappiamo. Io penso che dalla partita col Palermo la squadra ha fatto comunque di testa, come atteggiamento, la voglia di risultato, l'ha fatto una buona gara, quindi poi ci sono stati anche altri episodi che hanno un po' condizionato l'andamento, però io penso che se abbiamo quell'atteggiamento sicuramente facciamo una buona gara. Io guardo molto gli occhi dei giocatori durante la settimana, guardo lo spirito, guardo la partitella di stamattina e vedo una squadra che vuole venirne fuori e che ne viene fuori, perché veramente loro si stanno allenando benissimo, non c'è nessuno che parla, tutti che pedalano, quindi questo è l'atteggiamento giusto per affrontare una gara importante come quella di Novara. Il calendario non vi aiuta, perché dopo Palermo sicuramente Novara è un impegno difficile, poi Empoli non ne parliamo. Ma guarda, le partite in Serie B sono tutte difficili, perché giocare in casa o fuori casa contro squadre più o meno blasonate è sempre una gara difficile. Per me la partita che abbiamo di fronte è sempre la partita più difficile. Andiamo a Novara, sappiamo che è una buona squadra, ha cambiato qualche cosa rispetto all'anno scorso, l'ho vista giocare col Brescia, l'ho vista anche giocare col Siena in casa, quindi ha delle buone qualità, hanno un campo sintetico che può, tra virgolette, dare qualche complicazione, anche se in settimana ci siamo allenati anche noi sul sintetico, però insomma quello che conta è lo spirito che abbiamo noi andare in campo. Se abbiamo lo spirito e gli occhi che ho visto questa settimana, facciamo una buona gara sicuramente. Io sono convinto che i primi a voler uscire da questa situazione sono loro, solo con il lavoro e la testa bassa si esce, con il sacrificio, con il sudore. Se vuoi ottenere qualcosa di grande devi mettere in campo queste componenti, e è quello che ho visto io questa settimana. Sintetico potrebbe essere anche un punto a favore di qualche giocatore del Padova, pensiamo per esempio a Pasquale. Sicuramente la palla non rimbalza male primo, ma può essere di buon uso per i giocatori rapidi, per i giocatori che hanno lo spunto, per i giocatori che hanno nell'uno contro uno una qualità superiore agli altri. Questo può essere di vantaggio, però penso che forse loro, giocando spesso lì da 2 o 3 anni a questa parte, rispetto a noi hanno una leggera valutazione migliore del rimbalzo della palla, una valutazione migliore del passaggio, se tirano la palla forte, se la palla viene frenata, se la palla rimbalza poco, rimbalza tanto. Ecco perché ci siamo allenati anche noi sul sintetico, però questo, ripeto, c'è per loro e c'è anche per noi. L'informazione cambierà qualcosa inevitabilmente anche per qualche infortunio. Pensiamo al fatto di Fexesin dal primo minuto, questo potrebbe cambiare qualcosa anche dal punto di vista del gioco, visto che è un giocatore diverso rispetto all'avvantaggiato. La cosa di cui sono convinto è che parecchie condizioni fisiche di chi ha fatto 90 minuti o quasi 90 minuti è la crescita singola dei giocatori. Penso a Pasquato, penso a Fectesin, penso a Ciccarelli, penso a Santa Croce, tutti i giocatori che più passa il tempo più possono fare prestazioni ancora migliori, quindi per noi questo può essere un vantaggio. Li ho visti allenare anche stamattina, ho visto una gamba piena, una gamba tonica, e questo mi fa guardare al futuro con tranquillità, ma vedo un grande impegno da parte loro. Per quanto riguarda la formazione, è normale che certi giocatori hanno delle qualità e altri sono diverse le qualità, quindi Fectesi partirà dal primo minuto, secondo me si sposa bene con Pasquato, abbiamo qualche, diciamo, freccia nel nostro arco da poter giocare, stanno rientrando anche i nazionali, per esempio Lazio è già un'alternativa che ti può dare una mano, insomma ci sono delle buone possibilità di poter vedere qualcuno e decideremo domani mattina. Ancora, per come si sono impegnati, per come mi hanno messo in difficoltà questa settimana, deciderò domani mattina chi sta meglio e chi ha dimostrato di stare meglio questa settimana. Quanti dubbi hai di formazione al momento? Ma ne ho due di dubbi e penso che decideremo domani mattina, anche se per 80-90% è già la direzione giusta. Quindi anche Musacci, potrebbe essere arrivato il momento di vederlo dall'inizio? Ma Musacci è uno di quei giocatori che mi sta mettendo in difficoltà, perché secondo me è arrivato che aveva una condizione fisica normale, lavorando adesso da 4-5 settimane che è arrivato con noi è salito molto anche di condizione. Non vi dico che se non si fossero fatti male Santa Croce e Trevisan avrebbe giocato anche contro il Palermo, quindi sarebbe stata sicuramente una carta da giocare nel secondo tempo. Questa settimana si è allenato benissimo, è uno di quei giocatori che mi sta mettendo in difficoltà e che valuterò domani mattina. Per trovare la via del gol magari avete studiato qualcosa di diverso in settimana, soprattutto nelle... per trovare la via del gol bisogna portare più uomini nell'area avversaria, e quando sale la condizione vedremo anche i centrocampisti che si inseriscono, vedremo gli esterni che vanno a chiudere in area. Faccio un esempio: a me è piaciuto molto vedere Ceccarelli andare a chiudere da quinto, diciamo, di difesa, andare a chiudere sui cross di Ampuero da una parte e lui dall'altra, andare a chiudere in area. Questo
come sale la condizione, deve essere una condizione forzata, per forza bisogna andare a chiudere, perché oltre agli attaccanti noi dobbiamo portare un centrocampista e uno degli esterni in area, quindi è il punto dove noi dobbiamo arrivare. Ovviamente abbiamo dei problemi, nel senso che tanti giocatori in questo momento devono fare minuti su minuti, magari qualcuno veniva che non aveva i 90 minuti nelle gambe. Adesso piano piano, più passano le settimane, più questa condizione la vedremo e ce ne accorgeremo subito in campo per quanti uomini porteremo nella metà campo avversaria. Un punto debole del Novara sul quale magari si può fare leva domani, secondo lei? Ma io li ho visti giocare, hanno fatto una buona gara, giocano 4-3-3, ho visto più punti forti che punti deboli, poi non li posso dire qua quelli che ho studiato i punti deboli, perché non sarebbe corretto nei confronti dell'allenatore, della società e dei giocatori che stanno a Novara, quindi nella mia testa qualcosa ce l'ho, non lo posso dire, però insomma in questo momento diciamo solo le loro qualità. Mosacci l'avevi trovato davanti alla difesa la settimana scorsa, se sarà in campo domani possiamo pensare che sia posizione di mezzala in modo da potersi inserire come hai detto adesso? Beh, noi abbiamo un centrocampo a tre e Iori ha fatto una buonissima partita, quindi penso che se c'è possibilità per lui c'è possibilità a destra, insieme a Iori, per aumentare un po' la qualità del gioco, quindi così come l'ho provato nelle altre partite centrodestra, lui può fare sia regista che all'interno di destra o di sinistra, deve saper fare tutto, per me il centrocampista deve saper fare tutto. Io penso che per esempio Zusci può giocare a sinistra, a destra, ma se deve marcare qualcuno può stare anche al centro. Musacci può fare la stessa cosa, magari Iori meno, che ha più qualità da regista, però insomma queste sono un po' le prerogative. A volte mi piace anche poter avere due giocatori tecnicamente in mezzo al campo che possono dare più qualità alla fase offensiva, e questo è un po' il pensiero che dicevi tu su Musacci. Dario, per quanto riguarda la porta, Colombi, come l'anno scorso a Modena, ha avuto un inizio un po' così, diciamo che ha avuto degli alti e bassi, ed è arrivato un portiere come Mazzoni, che comunque non è un semplice secondo, almeno a vedere quello che ha fatto l'anno scorso. Come intendi gestire questa situazione, diciamo, col fatto che hai due portieri che comunque sono entrambi validi ed entrambi aspirano a giocare titolari? Io li considero due titolari, perché anche Luca Mazzoni, che è arrivato, è un portiere d'esperienza, un portiere forte, quindi li considero due titolari. Ovviamente il ruolo del portiere è più delicato di un giocatore, non è che un giocatore va dentro 20 minuti, poi esce, la volta dopo sta in panchina, poi entra, un ruolo più delicato. L'anno scorso Colombi ha avuto il problema della nazionale con noi a Modena, perché è andato tre volte in nazionale nelle prime 8 partite, quindi il suo giocare e non giocare è dato dal fatto che fisicamente non c'era. In questo momento, soprattutto nella partita col Palermo, non ci sono né colpe né situazioni, perché il rigore gli hanno tirato davanti alla porta due volte, quindi si va avanti per questa strada. Però la fortuna mia è sapere che io ho due portieri forti e che in caso dovesse esserci dei problemi, comunque uno è affidabile quanto l'altro. Coperte, esatto. Trevisan è convocato? No, non ho mai fatto allenamento questa settimana. Adesso teniamo buoni quelli che abbiamo e poi vediamo la settimana prossima. Okay. A posto? Sì. L'altro dubbio in difesa. No. No? Ok. Il dubbio era... Aspetta.